Allungare lo sguardo in un mondo sconosciuto, emergendo da una conoscenza scolastica che relega ancora oggi una cultura, quella africana, ai margini di un mondo che vede tutto attraverso gli occhiali dell'Occidente. Non è stato facile allestire la mostra African Contemporary Art e l'eredità di creatività magico-rituali, resa possibile grazie alla disponibilità di Mino Sorvillo tra i maggiori collezionisti europei della vecchia e nuova arte del continente africano, è curata dal critico d'arte Massimo Bignardi, direttore artistico del Museo FRAC di Baronissi. Questa mostra è il tentativo, attraverso le opere di un collezionista che ne abbiamo scelte nella collezione di Mino Sorvillo, che conta all'incirca 400 opere, ne abbiamo scelto solo queste 54 opere che sono in mostra. Perché? Per tentare di chiarire, diciamo non in un modo esauriente, ma comunque avviare una discussione, un dibattito serio sul problema dell'arte africana, e vale a dire su quella che è stata ritenuta sempre oggetto di studio antropologico, comunque etnografico, etnologico, ma mai dal punto di vista dell'estetica. Il tentativo invece era mettere insieme le esperienze degli artisti contemporanei, e per contemporanei non sono dell'attualità, ma bensì degli artisti che hanno diciamo espresso la loro capacità artistica nel corso del Novecento, per ripensare a una logica complessiva del passaggio dal mondo magico rituale al mondo, diciamo, estetico. E così come è avvenuto nella cultura occidentale, che dal mondo, diciamo, dei miti, della storia greca, della storia romana e prima ancora della preistoria, siamo passati poi a quelli che sono, diciamo, i corsi dal 300 al 400 fino ad arrivare alla contemporaneità. La maschera non ha solo una funzione rituale, la maschera ha anche una funzione estetica, e quindi l'accoppiamento tra le opere contemporanee di un Kubusha, ad esempio, con quelle che sono le maschere rituali della Costa d'Avorio, quelle soprattutto che sono state fatte con il volto bianco in caolino, ci dà la dimostrazione di una linea di continuità. Non è la copia tra le generazioni, ma bensì una linea di continuità nell'idea complessiva che l'arte è una sostanza, quella, diciamo, da sostanza a quello che è quel mondo che noi chiamiamo magico, perché l'accade l'emozione, quindi l'accade anche quello che è il nostro sentimento estetico. Come hanno riannodato, diciamo, il rapporto mai scisso tra natura, arte, pensiero ed estetica gli africani? Ma innanzitutto, rispetto al mondo occidentale, non c'è stata una separazione tra il mondo dell'estetica e il mondo della manualità, diciamo in termini molto semplici, tra le arti minori e le arti maggiori. Non esiste una distanza tra le parti. Dall'altro lato esiste un rapporto con la natura, dove la natura è il luogo dell'accadimento del magico, quindi i riti di iniziazione, i riti di fertilità, i riti della mietitura, le danze soprattutto, ecco, le danze anche di incontro tra l'uomo e la donna, ma soprattutto questa idea di avere un corpo in libertà con la natura, dove non ci sono quelle cesure che poi hanno condizionato tutto lo svolgimento della cultura occidentale. Ecco, se si dà uno sguardo alle immagini che Tinga Tinga faceva negli anni, ha dipinto negli anni 70 oppure negli anni 60, noi scopriamo l'organizzazione del villaggio, e si possono leggere i punti del villaggio, i punti della raccolta, i punti del dibattito collettivo. Esiste, diciamo, un qualcosa che lega le parti. A questo bisogna aggiungere però un dato fondamentale, che il trade union tra l'immagine, tra l'oggetto, la natura, si lega attraverso la musica, attraverso il ritmo. Il ritmo è una cosa importantissima, perché è, diciamo, quello che sollecita, diciamo, la parte dell'unione tra corpo e spazio che l'accoglie, che è fondamentale. Ecco, per esempio, tutti i ritmi che sono
diciamo, ritmi per percussione che vanno dai tamburi, le nostre tamburre per intenderci, fino ad arrivare ai tamburi bassi e quindi voglio dire a quelli che prendono di più l'apparato, il corpo, il fisico, noi abbiamo una relazione con tutto lo spazio della natura. Ecco, questo è il punto sul quale noi abbiamo posto maggiore attenzione. Al di là del valore estetico, ci troviamo di fronte anche, diciamo, ad espressioni riconosciute dell'arte contemporanea. Certo, insomma, questa sala accoglie le opere di Malungu, che è Esther Malungu, che è questa artista che è stata invitata, anzi ha avuto una sezione, ha avuto una sala alla Biennale di Venezia, non voglio sbagliare, di 2 edizioni passate, oppure Lilanga stesso. E il rapporto in questo caso con Malungu, con la tradizione, ecco, per esempio, è la partitura astratta. Non esiste nell'arte africana il concetto di astratto, esiste, diciamo, una geometria, e la geometria è legata sempre al mondo del simbolico. Lévi-Strauss, che ha studiato moltissimo i popoli nordamericani della parte di ovest, quindi verso Vancouver, e ragionando, riflettendo sulla geometria, ci dice che la geometria corrisponde ad essere una simbologia. Quindi le tribù, le età, le appartenenze familiari sono tutte tradotte attraverso, diciamo, elementi geometrici che si richiamano. Ecco, questo è il confronto più, diciamo, ideale per leggere la trama di questa mostra, vale a dire il rapporto tra questo dipinto della Malungu del 2007 con queste maschere di fine 800, che sono maschere rituali, sono maschere che appartengono in questo caso al gruppo etnico della Teke, che è un gruppo etnico del Congo, e che sostanzialmente, voglio dire, ecco, ripropone la forma geometrica, però si nota immediatamente, e per la partitura dei colori, e per quanto riguarda, voglio dire, anche la composizione dell'immagine, che indubbiamente il volto femminile risalta in un modo, diciamo, evidente. Ecco, in questa sala c'è per esempio anche quello che è l'influenza degli artisti della cultura belga, soprattutto la parte dei surrealisti, in questo caso l'opera di Gichou, che è un artista che si vede proprio nella matrice, diciamo, che tira fuori la dimensione, potremmo dire addirittura per scherzo alla Dalì, immaginando le figure di Dalì, o gli elefanti di Dalì che vivono su queste sospese. Questo è che ne ricava l'effetto facendo fare una colatura del colore, potremmo dire una sorta di dripping pollocchiano, però condotto per bene, seguito, indicato. Ecco, questo ci dà lo specchio di come la cultura africana abbia mantenuto, conservato una radice etnica profonda, quindi un'estetica della propria dimensione, tradizione culturale, e poi chiaramente ha accolto i segni della cultura contemporanea.